Lei prima è stato chiaro, la colpa è del commissario, del commissariamento, però si sente un po' responsabile, oppure assolutamente no, per quanto riguarda questo ridimensionamento della struttura ospedaliera? Ma guardi, io voglio essere chiaro, il commissario non è, come dire, l'alter ego del presidente della regione o della regione. Il commissario è un istituto che in tutto e per tutto supplisce ai poteri della regione, si sostituisce ai poteri della regione. Quindi il commissario programma le risorse e il commissario appunto via via anche nella fase attuativa dà il via ai direttori generali delle aziende di poter procedere. Per esempio, in materia di assunzioni, il commissario deve autorizzare se assumere un primario, se assumere quattro primari, se assumere un medico, se assumerne cinque, se assumere gli infermieri. Anche ai fini dell'acquisto delle attrezzature e della strumentazione necessaria alle attività interne alle strutture ospedaliere e anche sul territorio, il commissario deve autorizzare di volta in volta, cioè il commissario ha poteri sostitutivi di quello che sono i poteri ordinari della regione. Quindi non c'è un problema di Oliverio Scura, c'è un problema di fondo. Io ho chiesto che la sanità ritorni ai calabresi, ovvero alle rappresentanze democraticamente elette. L'ho fatto con i governi precedenti, l'ho fatto con il governo Renzi, l'ho fatto con il governo Gentiloni, lo sto facendo con questo, a riprova che non è un problema di appartenenze e di magliette. A me non interessa in questo caso l'appartenenza, a me interessano i problemi e sui problemi io giudico poi i governi sulla base delle risposte che danno. Purtroppo fino ad ora risposte nella sanità non ne sono venute.